start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi vi porto Boom Simulator, un gioco su cui va fatta una doverosa premessa. È il simulatore dei barboni, ma in un mondo come quello di oggi, in cui non si può più dire fare niente, è un gioco, ve lo dico subito, che non si prende sul serio. Ed è un gioco per cui vale la pena anche spendere due parole riguardo le recensioni. Su Steam è molto positiva la recensione generale, tanta gente si diverte perché lo prende effettivamente per quello che è. Le recensioni, ho appena sbloccato, adesso voi non lo vedete, ma ho sbloccato un obiettivo, un riconoscimento di Steam perché ho ascoltato tutta la colonna sonora. Invece se vedete delle recensioni della critica, della stampa specializzata, il gioco ha preso dei voti bassi, perché fa poco, fa male, di qui di là, va preso per quello che è. È un simulatore che fa a ridere, infatti a me faceva ridere anche solo sentire parlare lui, ve lo farò vedere. Basta anche solo sentire la colonna sonora, insomma, per capire. Il gioco costa 15€, adesso che lo sto registrando in saldi Steam costa la metà, 50%, 7,50€, il prezzo è ottimo. C'è questo carrello della spesa che parla, è senziente, parla e ci fa dal nostro inventario. Noi abbiamo modo di andare a aprire o distruggere i vari sacchi della spazzatura per recuperare cose che noi possiamo mangiare o bere. Infatti, se guardate lì in alto a sinistra, c'è il cibo, c'è la sete, insomma. Si possono recuperare queste cose, ma anche scuotendo i vari contenitori si può andare anche a diciamo rollare quello che c'è all'interno. In questo caso abbiamo recuperato altre due lattine, le abbiamo buttate tutte all'interno e il gioco ora ci fa, ho iniziato da una decina di minuti, ci fa andare qui dove c'è la prima missione. Il gioco è in italiano, vedete il carrello parla e ci ha appena detto che ci manca metà cervello a noi, ma ci prende un po' in giro. Fa ridere, cioè io ridevo. Non c'è niente di male, è un gioco così, insomma un passatempo, ecco. E dove lanceremo qui dei piccioni esplosivi poi andando avanti, quindi pensate quanto è fuori di testa questo titolo. È un titolo per chi fa live di intrattenimento, ve lo presento così perché me l'hanno mandato, insomma. La grafica è quella del disagio, il linguaggio è abbastanza volgare. Ci sta presentando un po' sullo stile di Fallout quello che si può fare per ottenere soldi. E pensate che tra le recensioni più divertenti che ci sono su Steam è il fatto che con questo gioco in 2 minuti ho fatto $10 più che il mio vero lavoro. Ecco, per dirvi. Poi nulla a che fare con il vero problema, insomma, di queste persone, insomma, ma è un gioco, come ho detto, che non si prende sul serio. Prendi le tue istruzioni, segui le tue istruzioni per i primi 10, devo fare bagging, tieni premuto tab, vedete che abbiamo le mani e abbiamo anche il bagging, quindi l'elemosina. Possiamo scrivere? Scrivere un messaggio su questo cartello. Non voglio. Lavorare. Non voglio lavorare. Per il carrello. Ok, accetta. A più. Grazie.
Agita il bicchiere davanti, cosa fa? Ah, ok, vediamo. Ma fallo vedere il carrello, però. Il cartello. Poi voi lo trascinate il carrello e potete investire la gente, i poliziotti e tutto. Sono tutti inquietanti qui, eh. Questo sembra Vlad. Ok, 50 centesimi. Tu? Grazie. 1,50 euro, 1,50 dollari. Ok. Scusi. Ma no! Fa finta di prendere qualcosa e ci fa il dito medio. Ok, il carrello mi segue, no? Fanno la finta. Ok, siamo a 5 dollari. Ok. Dobbiamo mettere in pratica anche tutto quello che ci è stato insegnato, nel senso che dobbiamo mangiare. Posso mangiare qualcosa da qui? Sì, questi. Clicco con la E e mangio, quindi ok, sono salvo per il momento. Scusi lei? Ok, torniamo da quella parte, ok, torniamo di là. C'è col tasto M la mappa, mappa che ricorda molto quella di GTA 3, GTA San Andreas, insomma. Vediamo se il mio senso dell'orientamento è giusto. Sì, dovremmo tornare giusti qua, il carrello ci segue. Ma possiamo anche andare a impugnarlo e fare casino. Cioè, avete capito quanto è poco serio questo gioco? It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cave. Uno dei bugs, perché ci sono varie, ci sono due corporazioni di barboni, due sette, insomma, due gang, e sono in guerra tra loro, da quello che ho capito. Trova il piccione rapito. Vediamo se mi dice dov'è. Di qua. Sì. Cioè, guardate che roba. Well, don't just stand there. Flip him back. Ti. È vandalismo questo. Ok, dobbiamo fare qualcosa che non dirò, ma con F si fa questo. Ok, lo salviamo. Credo che il piccione sia la cosa migliore fatta finora graficamente. Mi ricordo, anche se non l'ho mai giocato, un po' Postal. Il tuo volante sembra abbastanza spossato. Dobbiamo andare a trovare la signora dei piccioni. Potrebbe aiutarti. Perfetto. C'è la storia, insomma, da seguire, con una punta di survival. Nuovi giocattoli, eh? Un carrello che parla. E darci il piccione, altrimenti puoi dire addio. Ah, vuol dare fuoco al carrello. Colpisci con la tua nuova picciona abilità. Ti è venuto tab e usa gli shuriken. Vediamo un po'. Ci spiega come funzionano. Hai recuperato il piccione shuriken. L'hai addestrato grazie alle tecniche proibite che ti sono state tramandate dai tuoi antenati.
Ok, si schianta sul bersaglio infliggendo danni addirittura battendolo. Si è colpito in testa, perfetto. Fuori di testa, totalmente fuori di testa questa roba. Mira e premi quello. Ok. L'abbiamo ancora. Ah, poi l'abbiamo ancora in mano. Si esaurisce l'abilità. Ok. Porta il piccione al signore dei piccioni. Ok, porto il carrello. Anche se è un po' più difficile da controllare. Dov'è Pigeon Lady? Indietro. Apriamo anche. No, non abbiamo sete. Bisogna fare attenzione perché in giro ci sono anche i poliziotti. Poi la musica è irresistibile. No, era la traversa dopo. Oh, mi scusi, bello il suono. Questa è una 1. Di qua dovrebbe essere. Ok, non siamo gli unici, vediamo un po'. Bugs for Life, questo è un gruppo. Ehi tu, come hai? Non importa, sommergetelo. Vediamo se ce la faccio a resistere. Ce l'ho fatta, livello aumentato, livello 2. Ah, si possono prendere su e buttare via. Aspetta che è incosciente, scaglia, giù. Porta il piccione alla signora dei piccioni, ok. Go on, I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Ok. Andiamo. La signora dei piccioni. Long time no see, friend. I miei piccioni hanno già detto cosa hai fatto con gli irritanti accattoni. Fammi vedere. Non dirò questa cosa. Sì, va bene, lasciamo perdere. About its spirit. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Lo hanno separato sopra, lo hanno tenuto in ostaggio. However, all is not lost. Con giuste dose di riposo e di attenzioni, il suo spirito piccionesco tornerà a volare forte e orgoglioso. Devi ricostruire la piccionaia, perché infatti avevamo una piccionaia che si vede all'inizio del gioco come era distrutta. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires richiede parte abilità che sono fuori dalla mia portata. Per i miei amici alati muovono qualcosa. Potrebbe essere in grado di aiutarmi, perfetto. Ok. Abbiamo guadagnato dei soldi. Ok, vediamo adesso anche le abilità. Guardate, sono parecchie. Allora, questo prende un pochino quello che si è già visto con Drug Dealer Simulator, una roba del genere, insomma, e Prison Simulator, insomma, dove facciamo i vari ruoli. Mentre quelli li fanno magari un pochino più seriamente, questo si vede chiaramente che non puoi fare un gioco serio su questo tema. E possiamo potenziare la vita, in questo caso potenziamo acquista, sì, perché altro non abbiamo. Abbiamo anche il pollice verde. Ah, possiamo piantare semi, combattimento, sì, le abilità non sono tantissime, acquisto questo. Abbiamo le statistiche con i collezionabili, le reputazioni, il diario e la mappa diverse cose. Non è neanche piccolissima, diciamo. Ok, ho bevuto accidentalmente.
devo andare a C. Che C è là in fondo. Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Devo intrattenerlo. Vediamo la missione a tempo. My boy, did you know that rich people use poor people simply for the sake of having fun? Parla così. So I was thinking, I'm more wealthy and powerful than most people in here. Why not express that? Cosa devo fare? Exactly. I wish to show my dominance in the most primal way possible. However, the... Ok, cosa devo fare? È una missione a tempo, 3 minuti sugli elegantoni, ma ok, vediamo se me lo conta. No, non è un elegantone quello. Ah, sono di là. Sono qui gli elegantoni, sì. No, erano semplicemente persone ostili. Ma adesso sfoggeremo il piccione shuriken che abbiamo perso. Vai, torniamo alle mani. È che la missione a tempo non ce la faremo a farla. Perché parlava di elegantoni, ma non ho visto... Ok, possiamo comprare cose, ok. Vabbè, intanto non troviamo gli elegantoni, quindi... Uno, ok. Un altro elegantone. I wouldn't do that if I were you. Oh, that's it. Someone should call the police. Dialing 911 right now. Non è un elegantone questo. Non ce la facciamo. Questo non è un elegantone. Non credo neanche questo. Men che meno. Ah, si prendono i soldi da qua. Ci sono tante cose in giro da con cui poter interagire. Questo è un elegantone? Questo. Si fa un po' schifo da vedere, eh. Questo è un poliziotto? Hanno chiamato i rinforzi. E sta usando i poteri. E salgono anche le stelline alla GTA. Vabbè, intanto mi hanno preso e diciamo che possiamo concludere qui. Di là c'è il simulino della casa, che è l'ultima cosa che volevo vedere. Sì, si riparte dalla polizia quando ci rilasciano. È divertente, è un passatempo. Niente di più. 15 euro, 7 magari ci si potrebbe anche pensare. 15 se amate questi simulatori, insomma, volete farvi due risate, ci può stare, però insomma, secondo me il prezzo più giusto è 7,50 euro, il 50% di sconto quando va in sconto. Sono stanco, mi sa che... Voglio vedere che cos'è quel simbolino lì della casa. Che poi ci sono giochi comunque più seri, ma fatti peggio, eh. Quindi il gioco non è fatto male. Questa è la casa... Dove si dorme e dove c'è la piccionaia che va sistemata. Va bene, questo era Boom Simulator. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao.